settimana zero alcol, niente, zero assoluto, non ne voglio toccare neanche una goccia. Quante volte ce lo siamo ripromessi questo? Tante volte. Generalmente dura fino alle 5 del pomeriggio e poi siamo pronti a tradire i buoni propositi. Un consumo giornaliero di 28 grammi per l'uomo e 14 grammi per la donna di alcol non sono considerati dannosi. Due birre ne contengono 32, due cocktail 30. Il consumo di alcol ha svariati effetti negativi sulla nostra salute, che vanno dai danni cerebrali a problemi epatici, fino ad arrivare all'insorgenza del cancro. Una costante attività fisica e alcuni alimenti ci permettono di assorbire gli effetti negativi dell'alcol. I carboidrati, al contrario, non solo non aiutano, non fanno il fondo, ma ci danno anche problemi di linea. Non esiste un sistema scientificamente provato che permette di smaltire il mal di testa e l'hangover dopo una bevuta. Allo stesso modo, non esiste un sistema scientificamente provato per smaltire l'effetto derivante dall'assunzione di droghe. Le droghe sintetiche di nuova generazione non sono catalogate come droghe perché di queste non si conosce la composizione chimica, né tantomeno gli effetti. Vengono definite smart perché sono facilmente prodotte in laboratori spesso improvvisati e vengono consumate a bassissimo costo, ma non conoscendone gli effetti, le cavie sono direttamente i ragazzi su cui vengono provate. Io vi consiglio di lasciar perdere. E non lo dico io, lo dice la scienza.